Ciao amici! Come spiego sempre, la salute del nostro organismo è molto influenzata dall'alimentazione e dal nostro stile di vita. Ecco perché oggi vi parlo di stile alimentare antinfiammatorio. Mi raccomando, Simo, per me lo stile deve essere sofisticato, elegante, sciccoso. Quindi, forma della pasta abbinata al colore del condimento, zucchine e rondelle tutte uguali, fettine di pomodoro spesse 3 mm giusti giusti. Ma cosa hai capito? Lo stile alimentare riguarda i cibi che mangiamo, non forme e colori. Non dobbiamo mica partecipare alla Fashion Week di Parigi o di Milano. Andiamo al punto. La quasi totalità delle malattie che ci affliggono ha una base silenziosa su cui crescono, chiamata infiammazione sistemica cronica a bassa intensità. Di cosa si tratta? È una reazione silenziosa creata dal sistema immunitario contro attacchi all'organismo. Ecco i cattivi: virus, batteri, pesticidi, inquinamento, stress, troppi farmaci, alimenti pro-infiammatori. Inizia senza sintomi o con qualche avviso debole che viene sottovalutato per molto tempo, per esempio poca pipì, non dimagrire, stanchezza, mal di testa, insonnia, stitichezza. Ce ne sono tanti altri che ormai sono considerati normali e invece sono segnali di un'infiammazione diffusa in tutto il corpo. Quando dura troppo a lungo, diventa cronica e indebolisce gli organi, poi peggiora sempre più. Come naturopata sono 25 anni che combatto questa infiammazione con i miei clienti. Infatti, uno stile alimentare antinfiammatorio previene diverse problematiche come diabete, obesità, patologie cardiovascolari, dermatiti, depressione, ma anche cancro, fibromialgia, osteoporosi, artrite, allergia, intolleranze e Covid-19. Attenzione però, non parlo di una dieta limitata a un periodo di tempo. Mi riferisco proprio a uno stile alimentare, uno stile di vita da capire e seguire sempre. Un'alimentazione antinfiammatoria comprende alimenti che contrastano i processi infiammatori provocati dallo squilibrio tra sostanze interne chiamate citochine. Vediamo quali sono i cibi da prediligere sempre per prevenire gli stati infiammatori e le patologie correlate. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine, c'è un regalino per voi. Come dicevo, gastrite, stipsi, difficoltà nella digestione o nel sonno sono segnali, ma in alcuni casi gli stati infiammatori possono essere silenti, ossia asintomatici. Fare prevenzione significa evitare che l'infiammazione diventi cronica e grave. Gli alimenti con proprietà antinfiammatorie sono molti, ecco alcuni. Tra i principali: zenzero, verdure verdi, kiwi e frutti rossi, melagrana, semi oleaginosi, frutta secca. E se questi cibi sono dei must per un corretto stile alimentare antinfiammatorio, ci sono invece alimenti che dovrebbero essere banditi o assunti raramente. Vietate le bevande zuccherate, gli alcolici, gli insaccati, la carne rossa, le salse industriali. Concesse ogni tanto proteine animali come formaggi stagionati, carni bianche, pesce. Ehi Simo, ma per gli sportivi come me? Io sono campionessa di stile libero. Per gli sportivi veri, non come te, l'elisir immancabile è la vitamina C. Chi pratica sport, infatti, è soggetto allo stress ossidativo prodotto dall'attività fisica. Grazie alla vitamina C, l'infiammazione viene bloccata già a livello cellulare. E infine, antiossidanti, proteine in polvere e superfood per preservare il tono muscolare. Bene amici, oggi abbiamo visto che cos'è e come seguire uno stile alimentare antinfiammatorio. Commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la lista dei cibi da prediligere o da evitare per seguire uno stile alimentare antinfiammatorio. Mangia consapevole e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.